Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale ZooPlayers. Siamo su God of War. Finalmente ragazzi possiamo mettere le mani su questo titolone che personalmente parlando ragazzi aspettavo con parecchia ansia. Questo capitolo qua raga, come ben sapete, sfrutta una telecamera mobile piuttosto che quella fissa che ha caratterizzato appunto tutti i prequel della saga di God of War, ed è più incentrato sulla mitologia norrena piuttosto che appunto la mitologia greca. Comunque, senza perderci in indugi, andrei su nuova partita nonché nuova serie. Raccontami una storia, esperienza equilibrata, cercatore di sfide, un vero God of War. Direi magari di no. Buttiamoci ragazzi su esperienza equilibrata. Kratos più invecchia ragazzi più diventa cazzuto. Ok, premi R1 per lascia Leviatano. Vai così, Kratos. Ok. L'ho trovato. Sali in barca ora. Non proverei a contraddirlo, ragazzi, anche perché sappiamo tutti di cosa è capace Kratos. Va a calare. Manca a farlo apposta. Allora, L per muoverti. Che è molto meglio, ragazzi. Una miglioria non da poco, questa della telecamera. Vuoi che lo leghi alla barca? Ma penso che faccio da solo, zio. Ragazzo. Basta così. Ok, il viaggio, gli alberi marchiati. Segui la corrente del fiume. Padre. Cosa? Qualcosa è cambiato. La foresta sembra diversa ora. Tutto è cambiato, ragazzo. Non pensarci. Sì. Siamo arrivati, ok. Sì, alziamo come fosse uno stuzzicadenti, bacca ladra. Ok, dicevo ragazzi, veramente una miglioria questa della telecamera, nonché una modernizzazione, diciamo così, del titolo.
anche perché la telecamera fissa era, a mio, così, a mio parere, anche a mio gusto, non mi garbava tantissimo, anche se Kratos, più che Kratos, God of War, ragazzi, è una saga che ho veramente amato da impazzire. Intanto proseguiamo di qua. Quindi vedere rimodernizzare così in positivo un titolo che ho amato così tanto mi fa solo che piacere, raga. Questo è l'ultimo. Siamo in una veglia funebre. Ecco, là io vedo mia madre. Ecco, là io vedo mio padre. Ecco, ora chiamano me. Pronta. Torna alla tua casa. Sei libera. Ok, si parte con una tragedia, ragazzi. Probabilmente la mamma del ragazzo. Mi dispiace. Stringi. Questo pugnale era suo. Adesso è tu. Tu sai cacciare? Me l'hai insegnato. Vediamo. Ora? Ora. Ok, non c'è mai tregua con Kratos. Comunque, ragazzi, quello che aveva appena detto il ragazzino, di cui ho letto il nome ma non mi ricordo, è una preghiera che sentì a suo tempo nel film Il tredicesimo guerriero, quindi magari se avete voglia andatevela a ripescare, anche perché è un film niente male. Cosa cacciamo? Tu caccerai i cervi. E dove? Dove troveremo i cervi. Ok, di qua.
E non contraddirmi, ragazzino. Ok, il viaggio agli alberi marchiati e vai a caccia con Artreus. Padre, qual è il motivo? Devo sapere se puoi affrontare il viaggio. Così poi partiamo. Dipende da te. Caccia. Cosa hai trovato? Impronte. Perfetto. Non di cervo, però. Cerco ancora. Allora, muovi R per guardarti intorno. Premi Option per accedere all'impostazione della visuale. Un attimino, ragazzi. Ah, qua abbiamo un potenziamento del personaggio, dei vari personaggi. Probabilmente utilizzeremo anche il ragazzino. Abilità, armatura e mappa. Obiettivo, codex, risorse. Va bene, poi guarderemo in seguito il tutto. Impronte? Sì, troppo rotonde. Forse cinghiale. Bene. Bene, un cinghialo. Oh. E ora? Saltiamo. Premi cerchio per oltrepassare la voragine. Di qua, ragazzo. Oh! Oh! Ehi, tracce fresche di cervo. Di qua! Grande bimbo. Allora, in avanti con L premi per scavalcare, vabbè, ok. Che ladra, che bestia. Trovato. Piano, ragazzo. Scusa. Il cervo va cacciato, non rincorso. Sì, padre. Anche perché così non lo pigliamo sicuramente. Un attimino, scusate, ragazzi. Visto? Sì, sì, sì. Spostati. Argento. Allora, premi freccetta di destra per estrarre l'ascia Leviatano. Ok. R2 per mirare. Ed R2 per lanciare l'ascia. Vacca troia. Oh, cos'è successo? E richiamiamola con triangolo. Eccolo lì. Fermo. Cazzo di ragazzino. Ma che stai facendo? Ora è più guardingo. Devi tirare. Devi tirare. Quando te lo dico io di farlo. Mi dispiace. Non dispiacerti. Fa di meglio. Trovalo. Trovalo. L'arco lo teniamo noi. Vai. Ok. Noi gironzoliamo qui. No, un attimo. Ah, è andato in automatico. L'arco. No. Cazzo. Ok, R1 per attacco leggero, R2 per attacco pesante. Vai col pesante. Proviamo anche il leggero, ragazzi. Siamo un po' più scattosi e veloci. No, cazzo. Così. Vabbè, sono giusto per scaldarci. Mostra nel diario nuova prova di uccisione. La sfida di... Di sti cazzi, non ho fatto il tempo a leggere. No, no. Ok, ho schiacciato a merda, ho visto che con L1 possiamo parare, ragazzi. Ancora? Ne vuoi ancora, stronzo? Che cazzo ce n'è? Bloccare, muoviti... Ah, ok, X per schivare. Perfetto. Facciamo un po' una prova. Ok. Provando un attimino, ragazzi, un po' tutto il sistema. Vaffanculo, stronzo. Sì, sì. Ah, potevamo contrattaccare a bestia. Un
in slow motion. Però allora tieni premuto L1 per bloccare. Perché non... Attento dietro. Non mi dà. Cazzo, eppure ho bloccato, eh. Puttana, perché non mi fai uscire dal tutorial? Allora, uno, mi muovo e schiviamo. Ho fatto tutto, cazzo. Schiattaci, cazzo. Ok. Si vede che non si erano mai avvicinati così. Continua. Nuova voce, bestiario aggiornato. Probabilmente, ragazzi, non è che non andava via il tutorial, ma dovevo eliminarli proprio completamente. Dovevano uscire quel tanto di nemici lì. Ok. Lassù. Dentro il vecchio tempio. Mamma diceva di non entrarci. Facciamo ciò che ci pare. Niente scuse. Guarda. Posso usare l'arco ora? Riesci a colpirlo da qui? Meglio avvicinarsi. Ecco. Mancanza di fiducia, giovanotto. Mamma mi ha portato a caccia molte volte. Tu non hai mai voluto portarmici. Perché ora? Era suo desiderio. Ed era il momento. Ok. Droger! Ancora. Allora, barra della salute dei nemici. In combattimento la barra della salute dei nemici verrà mostrata sopra di loro quando subiscono danni o quando Kratos li aggancia. Ok. Ah, un attimo. L2 per mirare, R1 ok per lanciare l'ascia, X per richiamare, triangolo per richiamarla. Allora, fatto qui. Vediamo se riusciamo. Ho fatto una cazzata, ragazzi. Vaffanculo, via. No, 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 stronzo. Cazzo, quando faccio così che abbiamo uno slow motion devo attaccare a bestia, perché sennò... Un attimo, ok. Sto merda, cazzo. Ok. Mi rimbalza. Stronzo. Cazzarola. Andati? Ce n'è ancora. Cazzo, ma ho parato, vacca di quella merda. Ok. Siamo sempre in bestiario aggiornato. Sì, penso questa qua. No. Il cerchio. Allora, L per tirare la catena. No. Un attimo, eh. Probabilmente tieni premuto L2 per mirare. Ok, dobbiamo lanciare l'ascia. Sicuramente qua, ok. Lo hai congelato. Forte. Ma non è tutto, giovanotto.
E ora? E ora sti cazzi, l'alziamo. No, bastava richiamare l'ascia. Ok. Abbiamo preso dell'argento. Volevo vedere cos'erano sti cosi qua, raga. Cosa? Lui non può più usarlo. Noi sì. Perfetto, sono delle bare e recuperiamo dell'argento. Padre, guarda. Aspetta il segnale. Con calma. Adesso non è più un animale. È solo un bersaglio. Ah, utilizziamo il ragazzino. Fissa il bersaglio e respira. Espira e lascia. L'ho preso. Bravo. Sono un cazzone, devo mirare alla faccia. Così lo faccio soffrire. È ancora vivo. Il pugnale. Eh no, zio, devi farlo te. No, finisci ciò che hai iniziato. Aia. Non è facile. Non ci riesco. Io che cazzo fa? Cioè non pugnala il cervo, pugnala un coso gigante. Lo affronteremo. Abbiamo scelta. Ok, sconfiggi il troll. Ordina ad Atreus di scoccare le frecce premendo quadrato. Tieni premuto L2 e poi premi quadrato per selezionare il nemico desiderato. I nemici colpiti da una freccia verranno distratti e non attaccheranno Kratos. Penso di aver capito. Allora, L2 è quadrato piuttosto che appunto R2 per lanciare l'ascia. Nell'angolo in basso a destra puoi vedere quante frecce può scagliare Atreus o Atreus. Una volta lanciate le frecce hanno bisogno di tempo per ricaricarsi. Ok, facciamo sta prova. Merda! No! Vacca! Via! Via! No, no! Cazzo, ma l'ho distratto! Infatti ha preso il bimbo! Ah, R3 per scattare, infatti mi sembrava troppo lento! Via! Via. Aia, vacca puttana, che male. Merda. Sto provando a vedere se c'è qualche punto, ragazzi. Torna qui, ragazzi. Ok. Diamo di schivata. Cazzo. Cazzo, c'è come faccia. Grande ragazzi. No! Sto cazzo di troll, ragazzi. Ok.
porca puttana. Attento! Merda, vai così. No, 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 no. Malissimo. Non ci siamo messi tanto bene noi, ragazzi. Non so se l'ho preso. No. Se l'ho preso. Cadavra. No. Attento, padre. No, cazzo. Cazzo, non ho preso in faccia, è ribalzato. L'ho preso. Merda. Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Vai così. Ragazzino. Ok, R3. Calata. Vai così, Kratos, cazzo, schiaccialo. Si gli ha rotto l'osso del cuore. Credevi di farmi paura? Tu non conti niente! Ragazzo, niente! Guarda, guardami, ora, avanti, guardami. L'abbiamo ucciso. Tu non sei pronto. O sta dormendo? Cosa? Dici sul serio? Ho ucciso il servo! Ho superato la prova! E perché non lo sarei? Ora torniamo a casa. Avete visto, ragazzi? Li ha appena... Non sto più male da molto tempo. Posso farcela. Non sei affatto pronto. Dicevo, gli ha appena passato l'arco e... Tra un po' il nostro ragazzino prendeva il volo. Cosa ci ha lasciato qua, il merda? Non torna a casa. Ah, ok, ripristiniamo l'energia. Abbiamo visto anche uno qua prima. La via di casa è di qua. Allora, un attimino, ragazzi. Bestiario, tanto per vedere due secondi. Ok. Ci andavamo anche con opzioni. Questi... momentaneamente sono i due mostri, diciamo così, che abbiamo appena incontrato. Appunti, nessun appunto per il momento. Va bene, torniamo a casa. Molto utile nel combattimento il ragazzino. Io schiaccio tutto. Allora, la barra di stordimento dei nemici si trova sotto quella della loro salute. La barra si riempirà se subiranno attacchi in rapida successione che infliggono danni da stordimento. Una volta riempita, il nemico sarà stordito. Premi R3 per afferrarlo. Ok. Gli attacchi con le frecce e quelli a mani nude infliggono maggiori danni da stordimento. Kratos passerà agli attacchi a mani nude lanciando l'ascia o riponendola utilizzando la freccettina di destra. Ok. Vediamo un attimo. Ah no, dobbiamo andarci direttamente. Vabbè, portiamo. Fare così. No, cazzo. Sì, però io volevo stordirlo, ma capito. Mi sto ammazzando. Ok. No! Figlio di... Se vengo ammazzato da sto qua mi incazzo, eh.
Ok. Cazzone io, ragazzi, che non utilizzavo i colpi rapidi. Stavo utilizzando i colpi a... a potenza. Vaffanculo a me. Va bene. Ok. Queste porte non si aprono, eh. Zitto. Cazzo, però è un po' burbero, eh. Come è giusto che sia, ragazzi. Ok, allora. Premi R3 per agganciare o sganciare un nemico. E con R a destra e a sinistra per cambiare bersaglio. Ok. Facendo un po' di prove, ragazzi, quindi se prendo 2-3 colpetti. Comunque dicevo, anche utilizzando i calci andava in, quasi in stordimento. Solo che devono essere, come appunto è stato, ho letto, colpi in successione rapida. Se no non funge. No, ho schiacciato, cazzo, il coso. No. Ok, mosso cazzo. Qua ci schiatto. Forse no. Dai così. Cazzo, ha preso fuoco quello. Dai, puttana. Vaffanculo. E quello cos'è? Ma questo? Ce n'è altri? Io te l'avevo detto che era diverso. E io di stare zitto. Ok. Allora, tieni premute le due per mirare. Va bene, subito il discorso dell'ascia. Perché non me la dà l'ascia? Perché non ce l'avevo selezionata. Ma giustamente, ragazzi, sono anche le 2 di notte. E temo di non riuscire a staccarmi dal gioco. Comunque, perché un troll brandifuoco ha bruciato il giardino di mamma? Da quando i droger si avvicinano a casa? E cos'era quella cosa di ghiaccio? Non lo so. Troppe domande. Siamo quasi a casa. Ok, ragazzi. Un attimo, ragazzi, che do un'occhiatina in giro se c'è qualcosa di interessante. Di là c'è una strada sbarrata. Un attimo che c'è un cancello. Ma non posso interagire. Va bene, torniamo verso la casa. Ok, possiamo entrare. Entra, ragazzo. Recuperato le ceneri della signora.
Ok ragazzi, direi che ci possiamo stoppare qua, io ne registro subito un altro in successione, anche perché è ganzissimo, penso che non mi ci staccherò tanto facilmente da questo titolo. Comunque, se il video vi è piaciuto ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate qualche like, condividete e noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao!